Sembra ieri che facevamo la Dynamax su Spada e Scudo, invece, ragazzi, dalla prima volta che abbiamo messo piede a Galar sono passati 5 anni o giù di lì. Quindi in preda alla nostalgia, al nostro viaggio attraverso i team monoregionali competitivi, fa tappa proprio a Galar, team monogen di ottava generazione, eccolo qua. Abbiamo un team variopinto, potrebbe sembrare un po' un team dell'avventura, no? Attenzione a Weezing, che ha gas reagente, annulla le abilità. Noi abbiamo un team che fa largo uso di abilità, no? Abbiamo Libero, abbiamo l'Erbogenesi, abbiamo la Burla di Grimmsnarl, quindi attenzione, dovremmo stare attenti a non pestarci i piedi. Per il resto tutto abbastanza nella norma, questa volta non abbiamo esagerato con le cose turche, più o meno. In alto, come sempre, c'è il rental per scaricare il team e giocarvelo se volete, mentre in descrizione c'è il paste per giocarlo su Showdown. Detto questo, cerchiamo di ritrovare un po' di vibes senza Dynamax, però. In Battlespot vediamo cosa succede, chi troviamo oggi. Ho un bel Rain che noi possiamo totalmente annullare con Weezing. Non so se Weezing annulla Palafin, questo non lo so, perché è un po' particolare, no? Anche Corviknight qui non è malaccio, tranne per Dreadnought. Però per Dreadnought ci abbiamo Rillaboom. Ma potrei anche partire Weezing Dragapult. Faccio un sacco male se parto Weezing Dragapult. E poi dietro Corviknight e Rilla. Vediamo. Nel mentre, ragazzi, vi ricordo che sul canale trovate gli altri episodi della serie dei team monoregionali competitivi. C'è ben 7 regioni prima di questa, da cui vedere un po' di team storti, giocate brutte, abbiamo un po' di tutto in realtà. Allora, qui possiamo fare Taunt su Pelipper, che non voglio mica cazzi di niente. Qui potremmo benissimo fare Terra, Oltraggio, e chi si prende, si prende. L'unica è se Palafin è Scarf, mi fa virata, se ne va, vabbè. Esattamente. Vabbè. Ecco, il meglio che gli potrebbe capitare adesso è che entra Scizor e io prendo Scizor adesso. No, Among Us, vabbè. Ho preso Pelipper, ok. Quindi abbiamo tauntato Among Us, che va bene. Adesso vediamo se entra di nuovo Palafin, se è il supereroe. In teoria entra già cambiato, però entra Scizor, quindi va bene. Allora, adesso, ma ci interessa, allora in realtà vi dirò, vabbè, che Scizor non abbia tecnico è cosa buona e giusta. Però in realtà sì, mi conviene che lui non abbia tecnico, quindi mi conviene restare qui ancora un po', proteggendo, perché lui, si sa mai, potrebbe anche andare via di qua. Potrebbe anche andare di Bullet Punch di qua. Mi dovrebbe fare Bullet Punch su Dragapult, ovviamente. Vabbè. Va bene così. Vediamo Dragapult chi prende. Prenderei Scizor. Se proprio dovessi scegliere. Ok. Siamo confusi. Pulifumo. Qui. Vabbè. Ora, io toglierei Weezing adesso per mettere Corviknight. E qui, niente, siamo bloccati su Oltraggio, quindi bisogna che
facciamo oltraggio. Attenzione che Shizora di nuovo tecnico adesso, eh. Però lui, niente. Gli Weezing gli sta proprio qui. Ti prego, Dragapult, non ti colpire da solo. Bravissimo. Ok, anche Amongus ci saluta. Bravo, Dragapult. Adesso entra Palafin, che però entra cambiato. Entra supereroe. Ok. Allora, adesso se noi riusciamo a toglierci dalle balle Scizor, finalmente noi con Ri... Ah, lui... Ok, non vuole vedere come va a finire tutta la faccenda. Dicevo, poi con Rillaboom, una volta tolto Scizor, siamo a posto. Allora, un'altra Rain... Però questo c'ha Basculigion, che performa molto meglio di Palafin. Allora, partiamo di Weezing e su questo c'è poco da... Poi Dragapult, partiamo con Corviknight e Sindris. Ci rischiamo un po' con Basculigion, non avendo portato Rillaboom, però c'ha Inchi, c'ha Mongus, c'ha Arcaldon, c'ha Pelipper. E anche Toxicroak. Che è un po' lo Sneasler dei poveri, però. Inch Basculigio. Ok. Ora, tutto da vedere se Basculigio è Scarf. Allora, noi qui facciamo Protect. E Terra Drago Frecce? No, Terra... Qui che si fa? Terra Drago Frecce. Vediamo un po'. Io non penso mi abbia fatto fake out sul tipo spettro. Terra anche lui. Basculigion. Acqua. Certo. Ok, perché Acqua Jet CB eventualmente... potrebbe farci discreto danno, ma non ha fatto questo. Ok, buono danno. Andiamo su Inch. Ok, non ha fatto fake out lui, ha fatto knock off. No, peggio ancora. Ma se io ti tauntavo. Allora, tra virgolette, buono che Basculigion sia rimasto lì, comunque. Allora, noi dietro abbiamo Corviknight e Sindris. Quindi farmi... non farmi bruciare i due dietro lo gradirei adesso. Quindi Taunt qui ci sta. E vediamo se il Drago Freccia adesso basta da Burnati. Allora, vediamo chi tauntiamo. Pelipper. Così non mette Tailwind. Va bene. E non fai anche Whiteguard. Quindi buon ingresso. E vediamo il danno. Un cazzo. Vabbè, siamo burnati, ci sta. A questo punto... lui mi rientra con Inchi e mi può fare
Fake out mossa su Dragapult. No, giocata safe sarebbe Protect the Weezing e dentro tipo Corviknight. Però voglio essere un po' greedy e non proteggerò Weezing. Vado direttamente di Taunt su Winch. Qui metto Corviknight, perché se mi arriva un tifone, faccio per dire, non è piacevole. Qui vediamo chi c'ha dietro. Lui secondo me dietro potrebbe avere benissimo Arcaludon, faccio per dire. Quindi bisogna che, anche se burnato Dragapult, ce lo teniamo il più possibile dietro. Idropompa. Sei l'unico Pelipper con idropompa di tutto il gioco. Però a noi va bene questa cosa. Allora lui c'ha Knock Off, Fake Out, Will-O-Wisp, ci avrà Monito, penso, quindi posso permettermi di tenere Corviknight davanti a Inchi, che non penso che ci abbia Flare Blitz. Se lui leva e ci mette... Mi conviene fare la kill su Pelipper? Forse sì. Forse vale la pena andare doppio qua. Ok, lui leva, vediamo subito se c'è Arcaludon. Sì. Allora attenzione perché gli busto stamina. Attenzione, non ha stamina. E io scopro... avere Strange Steam 95% di precisione. Ok. Vabbè, stamina non ce l'aveva per forza, c'è Weezing. Allora, pensiamo bene. Io ormai ho terato coso, quindi... Quindi non posso terare Drago Corviknight per salvarlo da un Electro Shot di Arcaludon. Devo cercare di danneggiarlo il più possibile adesso che non ha stamina. E lui va qua. Va qua, parte... gli parte, va via il gas reagente, quindi quando verrà colpito da Brave Bird gli partirà stamina. E quindi adesso Arcaludon fa fatica. Dragapult fa fatica di tirarlo giù. Quindi ho bisogno di Cinderace. Lui ha già terato acqua Bass Legion, quindi vediamo se basta. Qui io adesso potrei fare un Trespolo. Sì, farò un Trespolo. Va via Arcaludon. Entrerà Pelipper. Ok. Diventiamo lotta. Che botto. Knock Off va su Cinderace, ci leva la Life Orb. Che non è un bene, perché comunque... Allora, adesso ho possibilità di fare doppia kill? Non lo so. Perché comunque... Pelipper mi supera.
Mi supera Corviknight. Allora farò Protect e Brave Bird qui. Ok, lui si è rischiato un... Ma perché? Io lì ci facevo i Jump Kick e prendevo Arcaludon, che non è neanche boostato più, perché andando via ha perso i boost di stamina che aveva. Ok, protegge anche lui. Ok. Allora, molta attenzione adesso. Però calci in volo qua. E... Brave Bird. Ok, lui mette Inci per nerfarmi ancora di più il Cinderace. Quindi adesso senza Life Orb e a meno 1 Arcaludon non viene giù. E invece sì, sono troppo forte. Sium di Cinderace. E allora ti prendi un Brave Bird. Ok. Attenzione perché c'è sempre il Pelipper fastidioso con idropompa. Trovate il Pelipper con idropompa. Vediamo quanto dura la pioggia. Perché, come è vero, non può piovere per sempre. Però c'è ancora due turni. Lui può fare fake out adesso. Quindi noi Protect. E Brave Bird qua. Non ha fatto fake out. Lui va direttamente di idropompa qui. Ci ha fatto malissimo. Però ci tiriamo giù probabilmente a vicenda. Che di rinculo. No, non vengo giù. Ok. E allora adesso con solo Inci noi abbiamo anche il Dragapult dietro. Siamo abbastanza a posto. Ok. Ale, questo c'ha che meteo vuoi? Sì. E questo ce li ha tutti. Tutti. Ce li ha tutti. E io a questo punto vi dirò che invece non ne metterà nemmeno uno, perché con Weezing io gli evito che lui metta tutti questi meteo fantastici. Questo è il team veramente, penso che di tutta la serie è il più storto contro il quale ci siamo trovati, eh? No, ve lo dico. Cinderace mi piace, pur senza libero. Potremmo mettere anche Rilla e Dragapult. E io ci perderò contro questo signore qua, lo sapete, sì. È già scritto. È già scritto. Allora. Tyranitar Lapras. Ok. Allora. Tyranitar lo sa che deve tirare perché sennò si prende high jump kick, vero sì? Sapete, vero sì? Io direi che di fare un Strange Steam qua e voglio proteggere, voglio vedere chi eventualmente dei due Tera e in che cosa diventano. Allora lui effettivamente Tera, Tyranitar, Spettro. Ok. Ok. Abbiamo anche confuso. Palla clima che a un team di palle clime può diventare chiunque qualunque cosa. Vabbè. Tyranitar è confuso. Peso bomba Tyranitar. Ho trovato peso bomba Tyranitar. Ve lo ridico, ho trovato peso bomba Tyranitar. Allora a questo punto niente, noi bisogna che facciamo? Protect? No,
bisogna che con Sindarin ce ne andiamo, che con... ce la posso fare, che con Weezing ce ne andiamo. E noi qui diventiamo... ma mi conviene fare questa cosa? Diventiamo buio, parte la sand. Facciamo così. Non vorrei che proteggesse adesso questo Tyranitar. Però, insomma. E che adesso lui ha una palla clima roccia, il Lapras. Però io divento buio adesso. In teoria. Ma lui che mossa ha fatto, ragazzi? Ha fallito Sbigo attacco. Lui che mossa ha fatto? Si è colpito da solo. Non lo sapremo mai che mossa ha fatto. Non penso che Sbigo attacco fallisce, perché lui sa già che si sarebbe colpito da solo, quindi non ha attaccato. Non lo so. Allora, qui noi abbiamo qui noi fra l'altro libero è partito. No. Quindi siamo ancora a fuoco. Facciamo fake out qua. E a questo punto lui chi ha dietro tutta la serie di... ma potremmo anche terrare, palla infuocata e via. Lui c'ha i vari Ninetales, Torkoal, Alomomola e Pelipper. Ecco, il problema è se entra Pelipper su Lapras. Il problema è se entra Pelipper su Lapras, ma non mi pare che sia entrato, e quindi Sium di Cinderace. Ok, vediamo che meteo entra adesso, ce li facciamo tutti. Vabbè, giro di tempesta di sabbia che prende tutti. Giro di campo che cura tutti, turni da 20 minuti per tutte le interazioni. C'hai anche avanzi, benissimo. Perdiamo ancora un altro po' di tempo. Mi aspetto Pelipper. Quanto Pelipper c'è da 1 a 10 qui? Ci sta mettendo mezz'ora per scegliere chi deve fare entrare. Torkoal. Allora, noi abbiamo Weezing Dragapult. Allora, potremmo anche fare Mazzuo Legno su Lapras, ce lo togliamo dalle balle subito. E su Torkoal potremmo fare... allora, vediamo se ha più potenza Pyro Ball o High Jump Kick. Perché Pyro Ball è 120 per 2, perché siamo Terra. Sotto sì, è più potente Pyro Ball, perché c'è anche il sole, me l'ha messo lui. Poi, bel danno, ci sta. È un Mazzuo Legno su Lapras. Che killa, certo, siamo sotto campo. Allora, vediamo se lui ha fatto Eruption, se ha fatto Palla Clima, Heatwave. Abisso. Torkoal Abisso. Va bene. Va bene. Vediamo l'ultimo meteo è... Ninetales. Ok. Ora attenzione, perché io penso che Ninetales in realtà sia più veloce di Cinderace.
che però è fuoco, quindi... Allora, Rilla è in pericolo, però può fare benissimo un'erbo scivolata intanto. E palla infuocata qua ancora. Ok, Bora. L'unico modo che ha per vincere questa partita è frizzarci Cinderace. Non succede. E quindi siamo tranquilli. Ok. Ora noi abbiamo... Ora noi abbiamo Dragapult. Che può fare spettro tuffo. Spacca anche le prote, quindi non c'è proprio pericolo di niente. Boh, non c'è neanche bisogno dell'intervento di Dragapult perché Sium Cinderace chiude anche questa partita. Okay, partita un po' così, insomma, però vincere fa sempre morale. Ragazzi, oggi partite un po' strane, particolari, però, ripeto, vincere fa sempre morale. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se non l'aveste ancora fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche. Vi ricordo che sul canale trovate anche tutti i vari altri video della serie dei team mono regionali, da Kanto a Alola. In teoria il prossimo episodio, la prossima regione dovrebbe essere nona gen, quindi arrivati a Paldea dovremmo essere all'ultima tappa del nostro viaggio. In realtà facciamo una piccola deviazione perché... In realtà, prima di Paldea, tra Galar e Paldea, siamo andati a visitare un'altra regione. Quindi io vi lascio con questa suspense. Provate a indovinare quali Pokémon ci saranno nel prossimo video. E quindi io vi aspetto. Alla prossima. Ciao.